Puglia Azzurra si fa in 3 e moltiplica per 60. Tante sono state le ragazze convocate per l'allenamento domenicale che ha fatto tappa a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi. In campo, uno dopo l'altro, i gruppi delle nate nel 2000 che si preparano al trofeo delle regioni di Roma, le 2001 che parteciperanno al torneo Fabbri 2015 e poi le più piccole del 2002 che vestiranno la maglia della Puglia nella prossima stagione. Una grande giornata di pallacanestro, o meglio una mattinata. Abbiamo avuto la fortuna di essere ospiti della società del Francavilla, che ci ha permesso l'utilizzo delle due palestre. Siamo molto contenti perché abbiamo avuto la possibilità di visualizzare le 3 annate, le 2 che sono impegnate nei progetti nazionali e la terza che, grazie alla comunicazione con il settore mini basket, ci permette di essere sempre pronti e sempre attivi sul territorio. Il ringraziamento va sicuramente agli allenatori. Con il gruppo 2002 c'è l'amico Larry, il coach Leo Pizzi, che allena a Lecce, e il gruppo 2000 è allenato dal responsabile tecnico del Francavilla Basket, del patrone giovanile ovviamente, che è Alessandro Di Pasquale. Siamo molto contenti, l'atmosfera è buona, siamo ormai gli sgoccioli del trofeo Fabbri, abbiamo ancora tanto su cui lavorare, però siamo pronti ad affrontarlo sempre con la giusta intensità e la giusta concentrazione. 3 annate per la prima volta nella stessa sede di allenamento, seguite dallo staff tecnico pugliese che quest'anno ha imbarcato un nuovo dirigente responsabile, Angela Del Vecchio. È un'esperienza sicuramente molto interessante. Non posso nascondere che si tratta comunque di un lavoro impegnativo per me, impegnandomi tutte le domeniche, però insomma stare a contatto col mondo della femminile per me è sicuramente un'esperienza molto bella. E il mio obiettivo insomma è quello di essere un supporto per loro, di essere una garanzia e di cercare di accompagnarle in questo percorso, non lasciandole mai sole. Come per i centri tecnici federali, anche gli allenamenti delle selezioni regionali sono l'occasione per i giovani arbitri di fare pratica, allenarsi e, come sempre, migliorare sotto l'occhio attento dei formatori CIA. Sono molto contento di stare qui perché finalmente qui, oltre ai giovani arbitri, oggi ho potuto lavorare con giovani atleti e giovani allenatori, cioè tutti quanti insieme stiamo cercando di far crescere la pallacanestro e in particolar modo la conoscenza che abbiamo dalla pallacanestro. Stamattina mi sono svegliato all'alba, sono stanco, ma non mi importa niente perché sono veramente contento di quello che abbiamo fatto oggi e l'ho fatto insieme a questi giovani ragazzi di Taranto, che voglio anche presentarvi. Come vi chiamate? Franchi, Fulvio, Giuseppe, Angelo, Simone, Francesco, Antonio, Mattia, Simone. Nel video sicuramente non si sente l'odore, io lo sento di qualcheduno che ha sudato per stare qua. Il problema grosso purtroppo che abbiamo noi arbitri è quello che non siamo capaci ad allenarci. Crediamo che l'allenamento sia fare la partita, crediamo che l'allenamento sia fare l'amichevole. No, l'allenamento è stare in campo, lavorare con gli atleti, stare e vedere tutto quello che succede, aggiornarci sia sulle regole, lì di solito siamo abbastanza bravi, ma su tutta quella che è la tecnica. Loro sono stati contenti di stare con me oggi, capiterà spessissimo per tutti quanti gli altri giovani arbitri di tutta quanta la Puglia.